Buonasera tifose e tifosi viola e non. Questo è il viola canadese Gabriele Pucci e come sempre vi parlo dal Canada. In questo momento sono circa le 10:50 di sera, quindi sono le 4:30-4:50 di mattina in Italia e oggi porto un video brevissimo, però una riflessione molto importante dopo aver visto la partita, il deludente pareggio dell'Inter contro il Borussia Mönchengladbach per 2-2. Ovviamente io non vado ad analizzare l'Inter, non vado ad analizzare la partita dell'Inter perché non è la mia squadra e non mi permetterei mai di prendere il lavoro o comunque l'hobby di qualche youtuber interista, ma voglio analizzare questo percorso deludente dell'Inter in chiave fiorentina. Vi spiego molto, molto tranquillamente e molto semplicemente. La Fiorentina è una squadra scarsa che ha messo alle corde, ha messo in difficoltà un Inter che era già palesemente in crisi, oppure abbiamo una rosa interessante soltanto allenata da un allenatore non adatto? La mia riflessione è questa: secondo me la Fiorentina ha una rosa abbastanza mediocre. Ci sono tre o quattro giovani interessanti, c'è un giocatore buono come Amrabat, c'è sicuramente un buon portiere, però incentrare un progetto su un 36enne, benché un campione come Ribéry, secondo me è completamente fuori dal mondo. E la rosa non è tanto scarsa, ma è male assortita. Ci sono dei giocatori che non c'entrano niente assolutamente con il modulo che stiamo usando, con il 3-5-2, che sono utilizzati male, sono fuori ruolo. Vedi Esi Amrabat, Castrovilli, le stesse punte, Kwame, non è utilizzato nel suo ruolo, lui è una seconda punta, ma viene spesso utilizzato come prima punta e dulcis in fundo, Caglione e soprattutto Ribéry sono fuori ruolo perché Ribéry in questo momento non può fare la punta e non può fare nemmeno l'attaccante esterno, il suo ruolo sarebbe un trequartista in questo momento per via dell'età, se no ovviamente lui sarebbe un attaccante esterno, però palesemente fuori ruolo. Quindi la mia riflessione non è soltanto colpa dell'allenatore di Beppe Iachini, che comunque le sue colpe ce l'ha e sono evidenti, ma è anche colpa di un mercato molto arruffato, usiamo un termine toscano, un mercato fatto a caso o comunque fatto non per il 3-5-2 in modo allenatore, e anche dei giocatori, diciamo, a parte 4-5 elementi, abbastanza mediocri, non scarsi, mediocri. Quindi la riflessione con cui sono partito all'inizio è: abbiamo battuto, abbiamo, scusate, non abbiamo battuto, abbiamo messo in difficoltà un Inter che è palesemente in crisi, perché l'Inter abbiamo visto una prestazione oggettivamente poco buona stasera contro il Borussia Mönchengladbach, che è una squadra modestissima, a parte due o tre elementi. Abbiamo visto un Inter faticare e non poco nel derby contro un Milan che è oggettivamente inferiore, anche se più simpatico in questo momento perché è allenato da Pioli, però tecnicamente e oggettivamente palesemente inferiore. Abbiamo visto un Inter che comunque ha beccato due gol anche contro una neopromossa come il Benevento. Abbiamo visto un Inter, dulcis in fundo, che ha beccato tre gol dalla Fiorentina, che poi è andata a perdere in casa con la Sampdoria, che veniva da una sconfitta pesante contro una neopromossa che è di nuovo il Benevento, e siamo andati a pareggiare a casa dello Spezia che stava giocando con le riserve, non aveva nemmeno i suoi giocatori principali, che è appunto lo Spezia, una neopromossa. Quindi io mi sento di dire che assolutamente Iachini ha le sue colpe e sono evidenti, sono lì e bisognerebbe cambiare allenatore, ma a rigor del vero, scusate lo scioglilingua, bisogna anche dire che i giocatori che abbiamo sono non scarsi, ma sicuramente non dei campioni. I campioni ci sono, ma sono due, sono più delle figurine che altro, sono Ribéry e Caglione, che però hanno tutte e due più di 33 anni. Ribéry ne ha quasi 37 o quasi 38, mi pare, ora mi sfugge, e più di tanto anche fisicamente non possano fare, non possono reggere. Ragazzi, ditemi cosa ne pensate, se secondo voi la squadra è mediocre o buona, se tutte le colpe sono degli Iachini. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata e spero guardiate l'Europa League perché giocano le italiane domani. Un saluto, un bacio e sempre forza viola!